dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another, feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black. De 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. I calzini che portavo ai piedi rappresentavano la povertà in cui la gente ha vissuto in America, soprattutto i neri. La testa bassa non era un gesto di disprezzo verso la bandiera, ma una preghiera, un grido per la libertà. Thank you, Freeman.
nettamente battuti tutti gli altri, rinviene Larry James che lotta con Rivas, Rivas, Larry James, Freeman, tre americani nei primi tre posti, Rivas, Larry James, Freeman, questo è l'ordine d'arrivo, un tempo stupefacente, 43. Che per arrotondamento arriverà a 43 e 8, polverizzato il precedente limite da parte di Levant. L'accelerazione di Aynes, di Bender, Aynes, Bender, Miller. Tanto Pimon del salto lungo, l'americano, deve aver compiuto una notevole misura, perché la pedana che è lontana da noi e però è di fronte ai popolari non è visibile, ma comunque 8,90 nel salto in lungo, è una cosa favolosa, 8,90 nel salto in lungo, Pimon 8,90 nel salto in lungo, primato del mondo, primato precedente Ralph Boston 8,35. Non crediamo ai nostri occhi, vogliamo controllare col noto 8,90, il favoloso record mondiale. Oltre 95, primato del mondo! L'aveva detto Mike Powell, prima o poi batterò Lewis, ma non solo, batterò anche il Simon. La prova del salto in alto ci ha mostrato un americano diverso dagli altri. Fosbury, diverso non perché abbia delle caratteristiche fisiche che lo distinguono dai suoi connazionali, ma perché salta, come potete e potrete vedere, in una maniera veramente nuova, di spalle, evitando così che braccia e gambe, ricadendo penzoloni, abbattano l'asticella. Fosbury ha vinto con 2,24 m la medaglia d'oro, ma il record mondiale di Brummel, del sovietico Brummel, è ancora imbattuto. Brummel ha dichiarato che con il metodo di Fosbury il suo primato non sarà mai battuto. Un altro grande atleta ha conquistato 4 medaglie d'oro, il discobolo americano Al Earth. Ma quello che distingue questo atleta dagli altri è che le 4 medaglie le ha vinte in 4 differenti Olimpiadi, dimostrando una eccezionale, unica longevità atletica. La prima la vinse 12 anni fa a Melbourne, poi vinse a Rome, a Tokyo ed infine a Città del Messico. Straordinario. Un paio di minuti dopo la gara anche io sono stato piuttosto affaticato, perché qui a questa altezza la fatica generalmente non si sente immediatamente dopo la gara. Sembra di non aver faticato quasi niente, ma un paio di minuti dopo la respirazione è diventata molto difficoltosa.
sprint che dura da 300 metri tra Mamo Bolde e il Caniota Temu. Ecco con 329 all'esterno Mamo Bolde attaccato da Temu nel finale. Sembra farcela di Temu, lotta appassionante negli ultimi 50 metri, spalla a spalla, riesce a passare Temu e va a vincere il Keniota Temu, che vince la prima medaglia d'oro della storia. Procede tutta sola da Bemeyer, è ora alle ultimissime battute e vince nettamente adeguandosi la terza medaglia d'oro in 9 minuti 24 secondi. Eddie Ottoz ha raggiunto invece quello che desiderava, la medaglia di bronzo nei 110 ostacoli ed il nuovo limite italiano della specialità, 13 secondi e 4.
Ecco Tozzi in terza corsia nella finale olimpica vinta da Davenport davanti a Hull. Rivediamo la gara al rallentatore. Preso nella morsa dei fortissimi americani Willie Davenport, Erwin Hall e David Coleman, Ottoz riesce a rompere l'assedio con azione autoritaria, inserendosi al terzo posto della classifica. Lo vedete con il numero 515 superare con grande abilità gli ostacoli. Ed ecco il momento decisivo. Ottoz è terzo e conquista la medaglia di bronzo. Eccolo Gentile nel progressivo, stacca primo, secondo, terzo salto, una misura molto notevole soprattutto grazie al terzo balzo. Gentile, attendiamo adesso il responso, 17 metri e 22 centimetri, nuovo record mondiale. Giuseppe Gentile con un prodigioso balzo di fare chiaramente in attenzione difficoltà. Studio. Si vai Valenti, vai. Altro colpo di scena nel salto triplo, il brasiliano Prudencio ha ancora una volta battuto il primato mondiale, 17-27, è la più grande gara che sia mai vista di salto triplo, forse una delle più grandi gare in senso assoluto dell'atletica leggera. Nel giro il risultato, c'è stato un altro colpo di scena, il sovietico Stanev è in testa con 17-39, ha ancora battuto il primato del mondo. Si porta primo il danese Mortensen, ecco lo vedete in seconda posizione, mentre il sovietico Jarvi perde contatto con Mortensen, in difficoltà sono Keinen e Andersen, mentre più distanziato è Jarvi. A questo punto su Mortensen si porta il nostro Pierfranco Vianelli, ecco in azione, Pierfranco Vianelli raggiunge Leif Mortensen ai piedi dell'ultima asperità della giornata e lo stacca di forza. Atleta estremamente potente in salita, anche se stilisticamente ancora non perfetto, Pierfranco Vianelli passerà professionista l'anno prossimo alle dirette dipendenze di Giorgio Albani. Era considerato l'uomo di punta della nostra formazione, la grande speranza del ciclismo italiano, Pierfranco Vianelli che nel corso di questa stagione aveva vinto il Giro della Valle d'Aosta e il Giro delle Antiche Romagne, era poi stato costretto ad interrompere l'attività per una indisposizione che lo aveva tenuto lontano dalle gare per parecchio tempo, alle Olimpiadi si è presentato in grandi condizioni di forma ed ecco il suo arrivo da dominatore, un vero trionfo per Pierfranco Vianelli. Quindi sembra circoscriversi in questa finale le due timoniere ad Olanda, all'Italia e alla Germania orientale.
e cioè a Susesek Van Ness, a Baran e Stampo, i campioni d'Europa, e a Bollmann e Kunkel, che rappresentano la Germania orientale. Noterete con il numero 3 l'indicazione dell'armo italiano, dove gareggiano assai valentemente Baran e Stampo. Con molta bravura si stanno disimpegnando i due olandesi, Susesek e Van Ness. Sempre temibili appaiono ancora Bollmann e Kunkel, che sono in seconda corsia. Sono le corsie, per così dire, di centro, che vedono gli aspetti maggiormente efficienti in questa finale del due col timoniere. Si è da quarta in questa giornata conclusiva del canottaggio olimpico. La notte è ancora incerta. Tanto l'Olanda, quanto l'Italia, quanto la Germania orientale possono vincere la medaglia d'oro, mentre non sono molto lontani nemmeno la Danimarca e gli Stati Uniti. L'unica formazione che ha tenuto parecchio è quella della Germania occidentale. Sembra circoscriversi la lotta ad azzurri e olandesi, che lottano sul filo dei centimetri. Vigoroso è anche ancora il ritmo dei tedeschi orientali, che tuttavia sono in ritardo di circa tre quarti di imbarcazione. Gli italiani sono in testa di circa 2 metri, procedono verso la medaglia d'oro, mentre gli olandesi devono difendersi dall'attacco dei danesi e dei tedeschi orientali. Vince l'Italia, seconda è l'Olanda, e per il terzo posto stabilirà la fotografia tra tedeschi orientali e danesi. L'Italia conquista la prima medaglia d'oro dell'Olimpiade per merito di Baran e Stampo. La terza medaglia d'oro è stata conquistata da Klaus Di Biasi, il più grande tuffatore che l'Italia abbia mai avuto. Di Biasi aveva già conquistato la medaglia d'argento nei tuffi dal trampolino, ma la sua specialità preferita è quella dei tuffi dalla piattaforma, e da questa egli ha spiccato il volo verso l'oro olimpico. Le immagini non hanno con lui bisogno di alcun commento. Biasi aveva già vinto a Tokyo la medaglia d'argento nei tuffi dalla piattaforma. Sul podio del vincitore anche Klaus Di Biasi non ha nascosto la propria emozione. A lui è toccata la medaglia d'oro ed anche la scatoletta, come a tutti gli altri vincitori. Molti si saranno chiesti cosa contenessero quelle misteriose scatolette che una bella ragazza in costume recava con le medaglie. Ebbene, già lo saprete, esse contenevano un ramoscello d'olivo. Per questo ramoscello, simbolo di pace e di fratellanza tra gli uomini di tutto il mondo, hanno gareggiato 7.300 atleti presenti a Città del Messico.